Ebilav è un ente bilaterale, un ente di garanzia tra datori di lavoro e lavoratori, è la parte che mette insieme le due figure. Noi partecipiamo al simposio come ogni edizione proprio perché siamo le parti interessate, i datori di lavoro e i lavoratori, e quindi non possiamo non essere presenti su questi tavoli. Il format è unico nel suo modo di essere presentato. Avere intorno a un tavolo tutta la vita civile, tutti i soggetti che compongono gli stati della vita civile diventa un momento di confronto fondamentale. E poi l'ispirazione e l'innovazione che possono dare i ragazzi con la loro innovazione la riteniamo un elemento fondamentale che possa sicuramente far fare la differenza. Premieremo i lavori più innovativi e sia Ebilav che Fondo Lavoro hanno messo a disposizione delle borse di studio, ma come gesto, voglio dire, simbolico per valorizzare l'attività che è stata svolta dai ragazzi. E soprattutto quest'anno abbiamo avuto un'adesione enorme da 22 Atenei, quindi sono arrivati molteplici lavori e ci sono veramente buone indicazioni e faremo di tutto per riuscire a portarle avanti sui tavoli dovuti. Fondo Lavoro è uno dei vettori delle politiche attive del lavoro. In quanto tale, per disposizioni normative, si occupa di finanziare quello che si chiama l'apprendimento permanente. Il ruolo della manifestazione va collocato in questa dimensione, ovvero finanziare la formazione, che nel caso della sicurezza del lavoro è formazione obbligatoria in quanto prevista dalla normativa vigente, e Fondo Lavoro è il soggetto che mette a disposizione risorse finanziarie su due direttrici di spesa. Una è la formazione propriamente detta, quindi formare gli addetti ai lavori nei vari ambiti che la normativa sulla sicurezza prescrive. L'altro ambito è quello dell'informazione, ed è questo il senso dell'evento a cui stiamo partecipando, che stiamo organizzando insieme ad altri soggetti che sentitamente e doverosamente ringraziamo. Quindi Fondo Lavoro in questo contesto interviene in due momenti. Uno è quello formativo e si occupa di far apprendere ai lavoratori quello che è la normativa sulla sicurezza. L'altro è informare, divulgare, comunicare, promuovere tutto quello che è il mondo della sicurezza e sensibilizzare la società civile nelle sue diverse declinazioni a quelle che sono le tematiche e gli obblighi in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Riunisce ben 22 università italiane, oltre a altre istituzioni che specificamente si occupano del problema della sicurezza, realizzando una sinergia di intenti e una sinergia di operatività, perché questo è il problema fondamentale perché si possa finalmente giungere non più a semplicemente segnalare l'accadimento di eventi avversi nell'ambiente di lavoro, ma dalla segnalazione deve partire una azione coordinata da più parti. La sinergia tra gli enti che intervengono in materia di salute e sicurezza è fondamentale per diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli, a tutti gli stati, perché noi dobbiamo parlare di sicurezza e di cultura per fare in modo che il fenomeno sia sempre più contenuto. Gli ultimi episodi di cronaca ci insegnano proprio questo, cioè parlare e continuare a parlare di salute e sicurezza per i lavoratori e rivolgendoci alle platee più vaste. Per questo le sinergie con tutti i componenti, corpi intermedi, organizzazioni, sono determinanti per diffondere questo messaggio. La prevenzione è la cosa più importante quando noi vogliamo cercare di ridurre il numero di incidenti, il numero di infortuni. Noi ci rendiamo conto che è importante anche lavorare dal punto di vista sanzionatorio, quindi punire anche i colpevoli, chi ha sbagliato nel tempo. Però se noi vogliamo ridurre il numero di incidenti, vogliamo ridurre quelli che io definisco i lavoratori che non tornano a casa dalla famiglia la sera, perché è così che noi ci rendiamo conto di cosa succede davvero, dobbiamo intervenire principalmente sulla prevenzione.